reduce peraltro dai festeggiamenti in Duomo per la vittoria dello scudetto del Milan, ha incontrato Silvio Berlusconi. Di politico cosa vi siete detti? No, ieri sera non abbiamo parlato di politica, ieri sera abbiamo parlato del grande Milan, dei trionfi passati, presenti e soprattutto di quelli futuri, che saranno tantissimi. Ma di questo centrodestra un po' sfilacciato ha qualche timore, Presidente? Ma no, il centrodestra in un momento in cui sta cercando di ritrovare il suo equilibrio lo troverà e sarà come sempre la forza migliore di questo Paese e si candiderà a governare l'Italia, le regioni, tutte quelle elezioni alle quali parteciperà. Presidente, atto dovuto, ha deciso? Ho detto che quando deciderò convocherò una conferenza stampa. Le faccio io una domanda. Ho convocato una conferenza stampa oggi? No, però... E allora basta, non c'è però. L'aria che tira dice che lei, insomma, se è vero o no, che insomma c'è una convinzione rafforzata. Ognuno è libero di pensare quello che vuole. Il giorno della conferenza stampa ve lo dirò. Referendum. Ritiene, come il segretario Cecchetti, che non se ne stia parlando abbastanza? Ma è una vergogna, non è che non se ne stia parlando abbastanza, si sta cercando di mettere sotto silenzio uno dei referendum più importanti del nostro paese. Io dico sempre che il referendum è un grande strumento di democrazia e sono sempre andato a votare e credo che sarebbe doveroso da parte di tutte le forze politiche dare lo stesso consiglio ai propri elettori, a prescindere dal merito, poi chi è contrario voti no, chi è favorevole voti sì, ma invitare i propri elettori a non andare a votare secondo me è una cosa assolutamente sbagliata. È una manifestazione di democrazia. Lei è anche avvocato, un tecnico del diritto, si parla del referendum di giustizia, condivide in pieno l'esigenza di cambiarla in tutti i contenuti di questi referendum? Ma credo che non sia solo io a pensarlo, ma lo stia pensando anche l'Europa, se si è detto che dobbiamo cambiarla, lo stanno pensando tutti coloro che ritengono che l'Italia perda qualche punto di PIL per l'inefficienza della giustizia, lo pensano tutte le persone che devono aspettare più di 10 anni per avere una sentenza. Io credo che sia assolutamente necessario arrivare a questa scelta di un cambiamento radicale. E quello che io dico è che soltanto la forza del popolo può portare a scelte radicali, perché la politica magari fra i veti e contro veti rischia di fare delle riformicchie. Da ultimo, riunione con i militanti a Varese, qual è il messaggio principale che darà alla militanza? Dirò che dobbiamo impegnarci, dirò che dobbiamo combattere, dirò che siamo i migliori e quindi dovremo vincere tutte le prossime elezioni.